Buonasera, buonasera. Siamo arrivati alla decima giornata della 23esima edizione della Milanesiana, letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport, dedicata quest'anno al tema delle omissioni. Avete sentito e visto la sigla della Milanesiana sulle note di Il ballo della rosa, un brano strumentale composto dal gruppo musicale Extra Liscio. Il nostro scenografo Luca Volpatti, nostro perché è nostro fin dalla prima edizione, con Francesco Gianferrari ha fatto danzare la rosa dipinta da Franco Battiato, che da 23 anni è il simbolo della Milanesiana. E non riesco a non chiedere un applauso per Franco Battiato. Voglio dare il benvenuto agli ospiti di questa serata, Claudio Magris, Paolo Di Paolo, Antonio Ballista e Bruno Canino. Per loro vi chiedo un applauso. Questo incontro è in collaborazione con la Fondazione Cariplo, primo sostenitore della Milanesiana. Cedo la parola al presidente della Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, ringraziandolo per il sostegno senza il quale non sarebbe possibile dare vita a questo festival. Grazie, in realtà sono qui da parte di Fondazione Cariplo per ringraziare Elisabetta Sgarbi per la Milanesiana, per 23 anni di questa iniziativa, ma più in termini più ampi per ringraziare tutti coloro che continuano a tenere aperta l'idea che sia importante mettere al centro la cultura per le nostre persone, per le nostre comunità. In questi 30 anni Fondazione Cariplo nei suoi primi anni sosteneva la cultura soprattutto come recupero del patrimonio, ma progressivamente ha cercato di sostenere gli operatori che nel mondo della cultura costantemente continuano a dare dei segni di apertura, di contaminazione, di confronto. Credo che questo sia un valore irrinunciabile per tutte le nostre persone, per la nostra comunità, per sapere che quello che costruiremo per il nostro futuro dipende da quanto continueremo a investire sulla cultura. Prendo a prestito una cosa tra le più, diciamo, forse non tra le più grandi di Claudio Magri, se mi posso permettere, ma che io ho trovato straordinaria e che mi ha sempre aiutato a pensare ad alcune questioni, da quando anni fa ho letto sul Corriere della Sera, quindi mi scusi se prendo un articolo e non faccio riferimento a Danubio, a Microcosmi, ma a una cosa che ho letto sul Corriere che ho trovato molto interessante. Uno studente che gli chiedeva se poteva iscriversi a un seminario che in realtà non dava crediti, rispose: se ricordo bene, lei ha mai baciato gratis una ragazza. Ecco, l'idea che la conoscenza abbia a che fare con il desiderio, io credo che sia una delle cose più importanti che abbiamo per il futuro, non solo della cultura, ma della democrazia. Dobbiamo continuare a investire su questo desiderio, per questo Fondazione Cariplo sostiene queste cose. Grazie. Grazie Presidente, per chi non l'avesse letta consiglio la bella intervista rilasciata da Giovanni Fosti al Sole 24 Ore di domenica scorsa. Claudio Magris e Paolo Di Paolo saranno da martedì 21 in libreria con un libro molto particolare. Il titolo è bellissimo, Inventarsi una vita, un libro pubblicato dalla Nave di Teseo, ma avremo qui in anteprima le copie. Ne ho seguito la lavorazione che si è protratta davvero per diversi anni e trovo che il processo che ha accompagnato il libro sia significativo quanto il suo esito. Il libro doveva essere pronto per un compleanno importante di Magris e nasce da una proposta felicemente accolta dalla casa editrice, anche da Claudio, di Paolo Di Paolo, romanziere, saggista, critico letterario, una delle menti più brillanti della scena letteraria italiana, e non gli farò il torto di apostrofarlo come giovane. Poi il tempo della stesura di Inventarsi una vita si è dilatato, e non certo per la pigrizia o la lentezza dei due autori, che anzi
vi tornavano costantemente e forsennatamente. Il problema che credo sia emerso, sempre più evidente nel corso del lavoro ai due dialoganti, è stato quello di trovare un punto di equilibrio tra racconto letterario e vita. O meglio, cosa della vita vera fare entrare nella vita letteraria e cosa no. Insomma, si potrebbe dire un caso di omissione. Non per pudore, non per paura o per timidezza, ma perché è un tema cruciale per la letteratura mitteleuropea, per l'opera di Magris, cioè il rapporto tra vita e letteratura, come indica la frase di quarta di copertina che abbiamo voluto usare. La realtà fa una concorrenza sleale alla letteratura. E due fuoriclasse come Paolo Di Paolo e Claudio Magris non potevano non imbattersi in un tema cruciale, dialogando. Voglio salutare in sala Paolo Zaninoni, il direttore editoriale di Garzanti, editore delle grandi opere di Claudio Magris, da Danubio a Microcosmi, Hanno un luogo a procedere, solo per citarne alcuni. A seguire il concerto del duo Ballista Canino, che sono felicissima di ospitare alla Milanesiana ancora una volta, un duo che ha fatto la storia della musica e di Milano. Hanno preparato un concerto dedicato alle omissioni, a iniziare dal titolo che è Non posso dirlo. Eseguiranno Erik Satie e Igor Stravinsky, Erik Satie, Trois Marceaux en Fort de Poire, Igor Stravinsky, Tre pezzi facili, Marcia, Walzer, Polka, ma abbiamo distribuito il programma musicale, e cinque pezzi facili, Andante, Esplora, Balalaika, Napolitana, Galop. Voglio salutare in sala Antonella Nonino e sono lieta che sia venuta ancora una volta a trovarci, quindi anche quest'anno, grazie. E saluto anche Luca Doninelli e Silvana Laspina, che sono due scrittori che seguono fedelmente la Milanesiana. E ora la parola a Paolo Di Paolo. Grazie. L'eternità, si legge in una pagina di Non luogo a procedere di Claudio Magris, un grande immondezzaio in cui niente va perduto. Ci devono essere ancora quella stagnola luccicante che avvolgeva la cioccolata e la gamba o la testa di quella bambola che mamma aveva comprato da Popel. Tutto mi piace, qualsiasi pezzo di qualsiasi cosa. Anche a me, qualsiasi pezzo di qualsiasi cosa. E sarebbe giusto, mi dico, benché impossibile, che queste pagine trattenessero ogni cosa, che fossero in grado di fermare il fumo del sigaro, il telefonino che squilla, ma anche il mio e il suo stupore nell'accorgerci del mare di Trieste, lucente, in una giornata serena, inquadrato dalla finestrella della mansarda di via Carpaccio. Il limite di un libro in forma di conversazione è nella sua necessaria fissità, nella dialettica un po' ingabbiata dai paragrafi che non restituiscono l'esitazione, l'incertezza, l'interruzione, la divagazione, il giro a vuoto, la telefonata verso mezzogiorno per prenotare un tavolo per due all'Istriano, telefonata veloce e fatta in triestino. È un vero peccato, perché tutto quello che sta intorno al parlare, come l'aria nella stanza, si consuma, non lascia traccia il caffè preparato mentre mi racconta, Claudio, della sua amicizia con Mario Vargas Llosa. Eppure ha dato il suo accento aromatico a quella mattina, né il breve tragitto in macchina dalla stazione a casa. Anche arrivare a Trieste da Torino, in treno di sera, ha avuto per me un peso emotivo. Era come guadagnare in silenzio e da lontano una diversa e speciale confidenza con lui, con la sua vita, nel pendolarismo tra le due città che l'hanno più segnata. E così pure ritrovarmi a Friburgo, in Brisgovia, foresta nera, e cercare la locanda in cui Magris correggeva, nemmeno 25enne, le bozze del libro d'esordio, quel mito absburgico grazie a cui Claudio, appunto, cominciò a diventare Magris. La locanda non è più come era, naturalmente, tuttavia l'oste mi ha garantito che non ero il primo a cercare notizie del passaggio del famoso scrittore italiano. Quando ero studente di scuola superiore,
ritagliai dal Corriere della Sera, a proposito di articoli da conservare, per custodirlo, un articolo di Claudio Magris intitolato «L'eterna congiura di chi odia l'estate», un avvolgente elogio della stagione calda come rivelazione e volto della vita vera. E vi leggo un passaggio di questo articolo che dice così: «Vita vera che non si identifica del tutto con le innumerevoli occupazioni, fatiche, soddisfazioni dell'esistenza, che sembrano piuttosto un prologo, più o meno piacevole o affannoso, generoso o ingrato, del vivere, non il viaggio, ma un interminabile acquisto del biglietto. All'epoca della scuola, continua Magris, si impara che l'estate è tempo vuoto e dunque pieno di senso, perché non incalzato dai compiti da fare, mete da raggiungere, obblighi da esaudire, doveri da adempiere. Nelle città sull'acqua, l'estate è grande luce marina, ore passate a lasciarsi cullare dalle onde, a vederle e sentirle rompersi sulla riva, ritorno all'infanzia dell'umanità che proviene dal mare e dell'individuo che impara a nuotare nell'oceano originario prenatale prima che a camminare». È in una prospettiva simile che si chiarisce anche in un libro come questo lo scarso interesse di Magris per l'autobiografia istituzionale. «Non la scriverò mai», ha confermato anche a me, mostrandosi comunque recalcitrante a tornare su se stesso, sui propri libri, sul già detto, sugli snodi formali, pubblici della sua esistenza. Così, come ricordava Elisabetta Sgarbi, nel corso effettivo di 2 anni e mezzo si sono accumulate molte più pagine di sbobbinature e riscritture di quelle poi effettivamente selezionate, seguendo il principio generale e pressoché inderogabile di contenere il più possibile quella inclinazione endogamica, così la definisce Magris, tipica dei letterati che parlano di letteratura. Anche da esploratore di testi altrui, lui si sforza di ancorare il segno della vita scritta alla vita vissuta, non da cultore di indizi biografici, ma da lettore insofferente all'insostenibile pesantezza di una letteratura che si pretenda autosufficiente, quando perfino le parole di un iperletterato come Borges, osserva Magris, dicono la nostalgia per la vita che esse inseguono. E la coscienza ferrea dell'aridità insita nella valagnoria delle parole ha portato a cassare pagine, diciamo così, di contributo alla critica di se stesso. E quello che forse è più sorprendente, che io non potevo non chiedergli di Thomas Bernhard, di Singer, di Elias Canetti o di Borges incontrato a Venezia, ma Magris, dopo avermi fornito un paio di dettagli, passava ad altro e perfino con più entusiasmo si disponeva a raccontarmi dello zio Nello o della goliardia tenuta viva per decenni con gli amici del liceo. Gli stessi suoi libri lui tende a proiettarli in un orizzonte più largo della ricerca intellettuale, in una zona promiscua, impura, in cui le pagine che si scrivono si confondono con tutto il resto. Le storie, l'amore, l'amicizia, i figli che nascono, i lutti, le sconfitte, i piccoli trionfi, si confondono, dice Magris, con tutti coloro che sono parte inseparabile della mia vita. Un dialogo quindi sulla prescrittura, un'illuminazione, l'ha definito lui così. E per certi versi serve proprio a smitizzare la scrittura, un po' come fanno le maschere appese sulle pareti del caffè San Marco di Trieste, cito Microcosmi, che ridacchiano tra l'indifferenza della gente seduta intorno. Quel bonario disinteresse corregge il delirio di onnipotenza latente nella scrittura, che pretende di sistemare il mondo con alcuni pezzi di carta e di sdottorare sulla vita e sulla morte. Così la penna si intinge, volente o nolente, in un inchiostro temperato con umiltà e ironia. Mentre nella finestrella che inquadra il mare di Trieste la luce mutava e poi si faceva buio di colpo, abbiamo parlato per ore. E benché il registratore fosse acceso, un po' per prudenza, un po' per la voglia di fissare subito qualcosa, ho segnato su un quadernetto con la copertina rossa frasi intere, ritagli di frasi. Ho fermato immagini. Se le scorro adesso, mi pare che dalla somma di questi dettagli, frammenti, si disegni qualcosa come una mappa del mondo di questo scrittore. O forse le linee del suo stesso volto, un po' quello che accade in un fulmineo apologo amato da Magris, ancora di Borges. C'è un uomo che, affastellando immagini di regni, di montagne, di baie, di vascelli, di isole, di astri, si accorge, poco prima di morire, che quel paziente labirinto di linee traccia l'immagine del proprio volto. Spengo il registratore, ci salutiamo, e mentre cammino senza meta per Trieste, mi torna in mente una mostra dedicata a Magris e alla sua città, allestita a Barcellona nel 2011. «Bellissima città, ma ti pare di non essere in nessun luogo», diceva una scritta in caratteri bianchi su una parete nera all'inizio del percorso.
Stanza dopo stanza gli occhi si fermavano su valigie accatastate, i piedi potevano calpestare gomma piuma azzurra che facesse pensare al Danubio, le orecchie potevano indugiare su musica viennese o sul ronzio di frasi pronunciate nelle tante lingue della città. Lì io, forse per la prima volta, magnetizzato da questa traduzione fisica, ho pensato che mi sarebbe piaciuto parlargli. E gli inviai una lettera, di cui non ricordo niente, ma dalla risposta sua, perché lui risponde a tutti, deduco però di avergli fatto qualche domanda curiosa, una per esempio, su dove finisca la lucentezza delle cose. E la prima domanda che gli ho fatto per questo libro è stata sul tempo. Avevo appena letto i racconti di Tempo Curvo a Krems. Le cose di 10 anni fa sono quelle di oggi. Ogni evento che ci tocca è sub specie eternitatis, mi dice Magris. E mi dice anche che in una lingua dell'Amazzonia il futuro è espresso con le stesse forme verbali con cui si esprime il camminare all'indietro, sia perché non vedi, sia perché tornando indietro ti si allarga l'orizzonte. L'ho imparato da Canetti. È tutto al presente. La stanza della locanda tedesca in cui lavora la tesi di laurea, le partite a carte la sera, una riflessione sul grande Sertao in cui si capisce che ci si innamora di una persona e non di un sesso. Singer, vestito elegante, con il cappello sulla testa, che infila il bastone fra le foglie mentre gli parlo, dice Claudio, di una mia nipote ammalata. La letteratura serve così poco, dice. E poi mi chiede, lei crede in Dio? Nessuno avrebbe potuto farmi una domanda simile con quel tono non inquisitorio, lieve. Una risata di sua madre in cui il ragazzo faticò a riconoscerla, le ore passate nel retrobottega di una libreria, Biagio Marin che dice al suo traduttore cinese, le nostre contingenze colorano l'eternità di Dio. Lo zionello, che dietro un vetro smerigliato della casa di Via del Ronco, appare come un grande angelo. E infine una nottata passata per intero da studente universitario in un bar aperto fino all'alba nella stazione di Torino Porta Nuova. E una nottata, molto diversa, in cui a distanza di poche ore muore suo padre e nasce suo figlio. Prima di chiedere a Claudio Magris di salire sul palco, dico solo che il preambolo di questo libro, ci scherzavamo un po' qualche minuto fa, e che doveva essere un libro dialogico, e infatti lo è, beh, il preambolo presuppone un non trovarsi d'accordo su qualcosa, almeno per fingere un po' di dialettica e di scontro. In realtà c'è una cosa su cui non ci siamo trovati d'accordo, una mia, non passione, ma un mio interesse per gli anni venti, e un suo invece interesse per un altro decennio, ma ce lo racconterà lui. E sono molto onorato ed emozionato di aver firmato questo libro grazie a Elisabetta Sgarbi e alla dedizione, diciamo, di tutta la nave di Teseo con uno scrittore che io ho ammirato da tanto, ammiro da tanto e soprattutto che davvero quando ero un ragazzino di liceo sognavo di conoscere. Buonasera, ancora una volta dimostrando una doverosa e riccamente premiata fedeltà, sono qui in una milanesiana a cui sono legato a molti anni e quindi ringrazio Elisabetta Sgarbi, ringrazio Eugenio, ringrazio tutti, il professor Marchetti, tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono in questi anni a creare questo, che non saprei come definire perché non è una... Cosa succede? Comincio in modo disastroso, ma questo non è una novità. Che è difficile spiegare perché è un incontro su un tema, è un modo di cercare di afferrare qualche lembo della vita, ora più grande, ora più piccolo, ora qualcosa che sembra poco rilevante, ora qualcosa che ci travolge. In questo senso credo sia, e lo dimostra la fedeltà con cui ormai da parecchi anni la milanesiana viene seguita e seguita proprio anche materialmente nei vari luoghi in cui si sposta, lo dimostra. E avrò molte occasioni per ringraziare tantissimo Paolo Di Paolo, amico recente per quel che riguarda, relativamente recente per quel che riguarda l'incontro concreto a conoscenza, ma lì è scattato qualche cosa che sta anche oltre e dietro tante qualche cosa che ha visto un incontro
su una visione della vita che deriva da due vissuti, credo, molto molto diversi. Lui ne ha parlato in modo straordinario in alcuni suoi libri, ma questo senso della vita, dei suoi inizi, della solitudine o della compagnia in cui ci si può trovare appena scaraventati su questa faccia più o meno rotonda dell'esistenza, e quindi io gli sono molto molto grato. E, parlando a Vanvera, vorrei aggiungere due cose. Anzitutto vorrei, sono molto lieto, ringrazio il presidente della Cariplo, perché io ho un debito letterario nei confronti della Cariplo, nel senso che sulle pubblicazioni, adesso non mi ricordo in questo momento come si chiamasse o si chiamano le pubblicazioni culturali della Cariplo, io ho pubblicato con molte esitazioni un testo che per me è stato fondamentale nella storia della mia vita, cioè il primo testo di narrativa, di invenzione, di fiction, e quindi in certo modo, a parte i libri di saggistica, nel frattempo era già uscito Dainaudi e Mitos Burtico, eccetera, ma la Cariplo, con cui poi ho avuto, soprattutto con una persona che vorrei ricordare, Rugarli, notevole scrittore che non a caso si occupava delle pubblicazioni culturali della Cariplo, quindi sono molto legato. E vi racconto questa storia perché può essere significativa per il tema in generale, su cui arriverò presto cercando di replicare a Paolo. Dunque, io ho scritto un racconto che devo in qualche modo a Borges. Il racconto riguarda una storia che mi aveva affascinato moltissimo e che allora soprattutto era non ancora nota, nota certo a chi l'aveva vissuta e conosciuta storicamente, ma abbastanza relegata nell'oblio. E che riguarda la storia di quei cosacchi che si erano alleati ai tedeschi nell'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale, e siccome nell'ultimo inverno 44-45, io l'ho passato a Udine perché mio padre era gravemente malato all'ospedale, e io e mia mamma stavamo a Udine, avevamo trovato una sistemazione presso una famiglia, e Udine era occupata dai tedeschi, ovviamente. Può essere una divagazione, ma penso che il tema di oggi autorizzi anche a parlare a ruota libera. Era occupata dai tedeschi e da questi alleati, che erano i cosacchi. Cosacchi ribelli ovviamente alla Russia staliniana, ma non tanto nostalgici della Russia zarista quanto delle antiche tradizioni cosacche. E alla testa di questa curiosa armata, bizzarra, colorita, dalle uniformi più varie. Io ho visto per esempio dei cammelli nella neve, ho visto a Udine due volte due cammelli. E era stato messo Krasnov, il vecchio atamano, che dopo aver combattuto già una volta, perdendo la sua battaglia contro i rossi, chiamiamoli così, tanto per intenderci per brevità, viene a ripetere una storia già vissuta e arriva con questa sua piccola sbandata, coraggiosa, variopinta, disordinata, armata, arriva in Friuli, Udine, Carnia, e dove viene fondato in qualche modo un inesistente mini stato cosacco, in cui Krasnov cerca, che andava sempre vestito da atamano, con un cavallo, che era un cavallo proprio come li si sogna nei libri d'avventura, e cerca di restaurare non nemmeno tanto la Russia zarista, di cui certamente era in senso anti-staliniano, anticomunista, nostalgico, ma soprattutto il vecchio stato precedente cosacco, rispetto al quale anche la Russia zarista, in quanto stato centrale unitario, rappresentava una violazione, e si era alleato con i tedeschi.
E ora, noi sappiamo ora, alla fine, nel 45, quando la guerra fu persa, sì, tra l'altro, in un alberghetto a Verzegnis aveva restaurato una specie di cerimoniale cosacco dove arrivavano principessi in esilio tra galline, polastri, pecore e cani. E Krasnov girava sempre a cavallo, sempre con questo tono così, insomma, principesco. E la cosa interessante era che la storia della morte di Krasnov, in quanto a lungo si era creduto che nello scontro finale, quando la guerra fu definitivamente perduta e quindi le truppe che erano essenzialmente truppe inglesi, oltre a parte delle truppe della resistenza italiana e altre, chiuse, insomma, e si credeva che Krasnov fosse morto in quest'ultima battaglia indossando un uniforme da soldato semplice, forse nella speranza di poter sfuggire in questo modo dall'arresto, ma in realtà morendo e venendo sepolto. E oggi noi sappiamo, cioè oggi da tanti anni sappiamo come sono andate le cose, Krasnov con gli altri, anche con i tedeschi, ma soprattutto con i suoi cosacchi, si arrese agli inglesi che avevano promesso loro di non consegnarli ai sovietici, li portarono ai confini con l'Austria, presso il fiume, purtroppo ogni tanto mi mancano le parole, sto invecchiando, insomma, il fiume che è lì sul confine, famoso, e i tedeschi e gli inglesi li consegnarono ai sovietici, molti dei cosacchi fecero un suicidio collettivo gettandosi in questo fiume con i loro cavalli, e altri furono consegnati, tra cui Krasnov, e noi sappiamo senza dubbio che Krasnov fu impiccato a Mosca un anno dopo, mi sembra, circa o mezzo anno dopo, insomma. E su questa è la verità storica. Altri cosacchi che erano riusciti a sfuggire cercarono di ricostituire piccole comunità, arrivarono fino al sud d'Italia e così via. Io scrissi questa storia, parte storica, l'informazione storica, raccontando appunto la verità. Se nel Corriere della Sera mi buttava fuori, insomma, no? se avessi raccontato una storia insostenibile. Però, rileggendo il mio articolo prima di mandarlo al giornale, ho visto che c'erano tanti congiuntivi, condizionali e quantunque, sebbene, peraltro, poi una frase che cominciava la riga 3, finiva la riga, come se anche io volessi suggerire al lettore, guarda, io devo dire questo, però non credere ciecamente a quello che io ti sto dicendo. E allora mi sono chiesto, perché anch'io vorrei che Krasnov fosse quel morto sconosciuto, sepolto a Villa Santina, credo, e più volte avevano dissotterrato la salma. Ancora adesso c'è addirittura qualcuno che continua a voler credere che quel morto, ormai diventato terra, se fosse Krasnov. Ma perché anch'io vorrei? Quale verità della sua vita c'è in questo desiderio di credere a una versione storicamente falsa? Su questo non si possono fare ricerche storiche. Krasnov è morto, come ho detto, ed è sepolto là sotto. Ma perché io vorrei? E lì entra in luogo la letteratura, che non racconta le cose che sono successe, ma racconta come e perché gli uomini le hanno vissute. È un tema molto borghesiano, e come è stato ricordato da Paolo prima, una volta che ho passato una giornata con Borges a Venezia, a pranzo, gli ho detto, guardi, le racconto un plot, una storia, lei ne scriverà un capolavoro. Io gli ho raccontata e lui, che era, e anche un po' civettava con la sua cecità, stese la mano, mi accarezzò la spalla e disse no, la storia della sua vita la scriva lei. E così io mi sono liberato
E ho scritto, certo, la letteratura mondiale ha perso un probabile capolavoro, però io mi sono liberato e l'hai cominciato anche quest'altra strada letteraria che ho cercato di percorrere. E fu appunto, furono le pubblicazioni della Cari, per pubblicare questo primo testo che fu poi pubblicato, cioè, trovi poi tradotto, eccetera. Venendo più direttamente a tante cose dette da Paolo, e una al nostro colloquio, le nostre idee, le nostre tante cose. Ah sì, una piccola aggiunta che ho il dovere di fare. Quella mostra sulla Trieste di Roma l'ha fatta Giorgio Pressburger, mio amico, era diventato parente, purtroppo è mancato, e insieme a quel Danubio che ha messo in scena a Cividale, è una delle più belle cose che abbia fatto, e questo è veramente quella mostra della Trieste di Mari, sì, il materiale è mio, ma io sono semplicemente un materiale, voglio dire, come insomma, gli alberi dipinti dagli impressionisti francesi, insomma, sono la gloria degli impressionisti francesi, non delle loro radici, anche perché senza quelle radici non ci sarebbero, eccetera, eccetera. E questo va ricordato perché è una cosa bellissima. Purtroppo, quando la mostra stava chiudendo, sì, era stata fatta anche la Buenos Aires di Borges e altre città, ci fu un cambio di governo catalano e tutto il materiale restò lì inutilizzato e credo che sia sparito, insomma, è andato perso a suo tempo. Antonella Nonino aveva cercato di interessarsi per per cercare di rifare in Italia, ma ormai lo stato di collasso del materiale era troppo avanzato. Allora, non voglio vedere col tempo, ma un punto vorrei dire, è un punto in cui finalmente siamo un po' di dissenso, adesso vediamo dove lo trovo, e cioè la sua lode degli anni 20. Il titolo è di un tuo libro, del tuo libro, dice Svegliarsi negli anni 20, e tutto questo capitolo è una celebrazione degli anni 20, facendo anche un gioco di rimando a quelli che sono stati i nostri anni 20. Io qui devo dire, inorridisco l'idea, ma per chi la mia opinione su... ma comunque, insomma, questo è un altro discorso, ma per quel che mi riguarda, io mi sento più addormentato che svegliato. Stiamo parlando degli anni 20 classici, quelli immortalati da tanta arte, dal cinema, la pittura, la letteratura. Mi sento semmai più addormentato che svegliato in questo mix allucinatorio, discussioni eccitate, ripetitive, senza fine, torpida assenza e passività psicologica. In questi anni ho perso alcuni amici fondamentali. Il grande sonno non è un bel risveglio. Il sonno può essere, cosa succede? Buono, l'abbandono nelle braccia del mondo. Sonno e lunga vita era l'augurio dei mari del sud di Stevenson. È il sogno a essere spesso stupido, banalità dell'incubo, kitsch dell'occulto e del demonico. Tu fai un chiaro parallelo con gli anni 20 del Novecento, ruggenti e festosi. Io non ho mai amato particolarmente quegli anni 20, vivaci, compulsivi, sfrenati, autodistruttivi. Non è per questo che non li amo, ma perché mi sembrano piuttosto una marcia di morte, fanfara di una banda militare del piacere, della trasgressione. Non li sento nemmeno particolarmente creativi, anche se certo hanno avuto tanti grandi artisti in ogni campo e tante grandi creazioni, ma gli anni 20 mi sembrano una sorta di aggressivo
dopo lo spettacolo. Sono gli anni 10 del Novecento, come ha dimostrato Thomas Harrison nel suo bellissimo libro, 1910, L'emancipazione della dissonanza, un vero capolavoro saggistico. Sono gli anni 10, a mio avviso, gli anni della grande, anche tragica, ma vitale e vera rottura, della grande creatività, del vero passaggio dalla tradizione a un mondo nuovo, anche se quest'ultimo sarebbe stato presto distrutto. Sono gli anni 10 quelli che si inoltrano veramente, senza suggestioni colorate, senza ebbrezze recitate, in un territorio nuovo in ogni campo artistico. Sono quelli gli anni dell'avanguardia, che abbastanza presto si sarebbe trasformati in qualcosa d'altro, sempre creativo ma strumentale, geniale réclame della vita e dell'arte. Naturalmente anche la réclame può essere vera arte. Un manifesto pubblicitario, ne conosciamo tanti, non è certo di per sé meno creativo di un quadro. Ma è il tono generale degli anni venti che mi è abbastanza lontano, a differenza dello struggimento degli anni dieci, in cui veramente moriva qualcosa di grande e nasceva qualcosa di grande. E la cultura degli anni dieci, che sfata autenticamente, con impeto, ma anche con sofferenza e responsabilità, la normalità quale modello totalizzante e repressivo della vita, delle gerarchie sociali e politiche, dei modelli obbligati, dell'amore, del sesso. Ma tutto questo avviene con autenticità profonda, pagando il prezzo e anche la colpa che c'è inevitabilmente in ogni autentica rivoluzione. Negli anni venti, anche nei nostri attuali anni venti, tutto ciò, sto parlando ancora degli anni venti di allora, tutto ciò scadrà presto a banalità screditata, con sincerità ma non perciò meno sicumera, luogo comune imposto e ripetuto come una litania, parola d'ordine di una società livellata e livellante. Gli anni venti sono stati gli eredi di quella grande guerra che ha distrutto gli anni dieci e da cui tutti si aspettavano un mondo nuovo, libero e fraterno, e da cui oggi è nato invece un mondo di odi ancora peggiori, di nazionalismi, di razzismi, di frontiere ancora più chiuse e più irragionevoli. Qui vorrei raccontarvi l'episodio che mi viene in mente in questo momento. Un grande storico austriaco, Adam Wandruschka, mi raccontò una volta perché si chiamava Adam. Perché quando suo padre, nel 1915, fu richiamato in guerra e inviato sul fronte italiano, dove sarebbe morto, la madre era incinta e il padre, partendo, disse alla madre: se sarà un maschio, chiamalo Adam, perché da questa guerra nascerà il nuovo Adamo, l'uomo nuovo, l'uomo di pace, nascerà un'era di fraternità, non ci saranno più guerre. Questo, naturalmente, noi sappiamo che cosa è venuto dopo la spaventosa strage della prima guerra mondiale, nella quale appunto era caduto anche il padre di questo mio amico e collega. Tante nobilissime persone sono morte in quella grande guerra, con alti ideali e appassionate speranze, stritolate dalla guerra stessa e dal dopoguerra. L'unica parola giusta l'ha detta forse il Papa di allora: inutile strage e suicidio d'Europa. Non basta la droga degli anni venti del secolo scorso per distrarsi da quell'iperbole di morte. Quella droga è stata anzi la preparazione di una morte più grande. Oggi quegli odi risorgono, idolatrie di ogni genere. Non è detto sia proprio bello svegliarsi negli anni venti. Adesso qui io non so, perché non ho capito la struttura di questo discorso, se devo continuare io o passare invece la parola. Io obbedisco, che è sempre la cosa più gradevole e piacevole, perché si è fuori. Ma non avevo. Vabbè. Tutto è, però te ne assumi la corresponsabilità di non essere. Vabbè. Se per secoli il mondo non è mutato, o solo impercettibilmente, in altre epoche il mutamento è stato rapido e vertiginoso, ma pur sempre abbracciabile, comprensibile.
affrontabile nel corso di una vita e anche degli ultimi anni di questa vita. Ora si ha l'impressione di essere quasi di un'altra specie. Le persone anziane, oggi, hanno l'impressione di trovarsi in un altro pianeta in cui vigono altre leggi, quasi altre leggi fisiche, che fanno sentire spaesati. Può darsi che io qui stia parlando particolarmente a mio nome, ma non è colpa mia se non sono stato chiamato io e non un altro a parlarvi da questo podio. Sono stato generazionalmente molto fortunato. Già la generazione dei miei figli si è trovata dinanzi a un mondo molto più difficile e ostile, ma anche la loro generazione è fortunata rispetto a quella degli attuali ventenni. Per la prima volta, almeno dopo molto tempo, ci troviamo dinanzi a generazioni di figli che stanno peggio dei loro padri, al contrario di ciò che avveniva in passato. Gli anni della mia vita mi hanno preservato dall'essere trascinato in guerra. Sono nato nel 1939. Quando finiti gli studi mi affacciavo al mondo del lavoro, erano gli anni della rinascita, dello sviluppo turbinoso e sanguigno del paese e c'era meno ansia di poter essere esclusi, di non trovare un lavoro. Sono cresciuto in un'epoca in cui le cose che sono capace di fare e il mio modo di farle potevano, prescindendo dal mio caso specifico, essere apprezzate. Se oggi avessi 20 anni, le mie caratteristiche avrebbero molta più difficoltà, per usare un eufemismo, a trovare posto. So bene che anch'io sarei diverso perché ci si forma sempre in contatto col proprio tempo, venendone plasmati e formati e insieme reagendo ad esso. Ma ci sono delle caratteristiche psicologiche, intellettuali e morali che, pur sempre in dialogo, ora armonioso, ora polemico, con il proprio tempo e ciò che succede intorno, si trovano spiazzate, centrifugate, inutili o spettrali, ma difficilmente possono cambiare radicalmente. Il mio tempo, così come l'ho vissuto, mi ha dato molto. Non ha mai spento l'intensità delle passioni, nemmeno di quelle culturali e politiche. Certo, una certa estraneità, per usare un eufemismo, al mondo digitale rende intorno a me il mondo pieno di agguati e inganni, fantomatico, e ciò insinua nel cuore un vero disagio, una vera paura, un vero smarrimento. Cerco di difendermi sia dalle condanne insensate, apocalittiche, sia dalle smanie di integrarsi ad ogni costo. Il libro di Umberto Eco, che amo di più, scritto con straordinaria anticipazione tanti decenni fa, ne parlavo proprio col figlio di Eco, Stefano, 3 giorni fa, Apocalittici e integrati, così si intitola il libro di Umberto Eco, è un tentativo di esorcizzare i due pericoli di deragliamento della mente, di maniacale e angoscioso rifiuto e di insensato e autodistruttivo amen a tutto ciò che avviene, come se ciò che avviene dopo qualche cosa d'altro dovesse essere necessariamente migliore. Non solo il legame delle generazioni si spezza, ma anche le generazioni, la parola generazione acquista un altro significato. Una generazione non sembra durare 25 anni, ma molto di meno, che so, 10 meno. E così si perde ogni autentico legame. È cambiato il senso della contemporaneità, di ciò che ci è contemporaneo, perché tendiamo a sentirlo subito come passato. I miei figli ovviamente non hanno conosciuto la Seconda Guerra Mondiale, ma essa è presente in qualche modo in un loro concreto vissuto nonostante tutto. L'avvento di Hitler, l'8 settembre, i lager, Hiroshima, fanno parte del loro mondo, così come facevano parte del mio mondo la Prima Guerra Mondiale, dove era morto mio zio, e gli anni immediatamente successivi, attraverso le memorie paterne, in contatto con persone che le avevano vissute direttamente sulla propria pelle. Sarebbe interessante chiedersi cosa significa, cosa può significare questa interruzione del rapporto della continuità. Una 20ina di anni fa insegnavo al Bard College, nella Valle dello Hudson, un illustre college dove tra l'altro aveva insegnato ed è sepolta Hannah Arendt. Su più di 30 studenti della mia classe graduate, solo 5 o 6 sapevano chi era Stalin. A questo punto
abbiamo dovuto interrompere il corso che verteva sul romanzo politico del Novecento, perché Stalin non è soltanto un nome da conoscere andando a sfogliare Google o un'enciclopedia, il nome che so di un sultano del 1600. Stalin ha significato la rivoluzione, il suo strangolamento, la speranza e l'ignominia, un sogno tradotto in mostruosità, e non si possono leggere le vite che sono esistite o che sono state stroncate dalla sua ombra come se leggessimo la storia di un regno lontano. Milioni di morti massacrati da lui, che sono morti magari inneggiando a lui e credendo ancora in lui. Ho detto ai ragazzi che non potevamo continuare e ho guadagnato una settimana di libertà. E questo è il senso più profondo della nostra epoca, che si dà forma e la distrugge con una rapidità mai vista, con una velocità vertiginosa. Da parecchi decenni, da quando sono svaniti i grandi disegni politici di dare, talora anche con violenza, ordine, unità e senso al mondo, il dileguare si fa sempre più veloce. Enzensberger ha scritto parecchi anni fa: un libro di poesie che, riprendendo l'espressione di Hegel, coglie a fondo questa vertigine, tuttora crescente ben più che al tempo del suo libro, e l'ha intitolata «I furie des Verschwindens», la furia del dileguare. Credo anch'io che si scriva per lottare contro l'oblio, nel desiderio, forse patetico ma appassionato, di fermare, di salvare le cose e soprattutto i volti amati dall'abrasione del tempo, dalla morte. Scrivere è anche un tentativo di costruire un'arca di Noè per salvare tutto ciò che si ama, per salvare, desiderio vano, impossibile, donchisciottesco, ma inestirpabile con ogni vita. Desiderio vano e impossibile, perché quell'arca è una barchetta fragile e sconquassata e presto affonderà, eppure non si smette di scrivere. Si scrive anche per tante altre ragioni, talvolta per far ordine, talvolta per disfare un ordine precostituito, per difendere qualcuno, per aggredire qualcuno, per amore, per paura, per protesta, per distrarsi dall'impossibilità di vivere, per esorcizzare un vuoto, per cercare il senso della vita. E qui ora io confesso di non avere un'idea chiara come debba e possa proseguire. Abbiamo due sedute e facciamo un brevissimo dialogo a margine di quello che hai letto. Sì, perché poi si aspetta la rosa e la musica. Sì, certo, non una cosa molto breve. Tanto grazie a Claudio Magris. Io cosa faccio io? Metti là che adesso spostano il podio. Aspetta là, che arriva una sedia. E c'è anche un gelato per lui? Sì. E un bicchiere d'acqua, se possibile, sì. Allora, voglio farvi vedere, intanto, mentre Claudio prende il microfono e arriva anche un bicchiere d'acqua, una fotografia che adesso dovrai voltarti anche tu per guardare, che ho scattato a Friburgo, e credo che Olivero ce l'ha. Ecco, questa è Friburgo, la riconosci, credo, anche se... Eccola, vediamo da... E poi la fotografia dopo, vedete qui, non è una foto particolarmente bella, no? Però è la taverna dove tu correggevi le bozze del mito asburgico, cioè sono andato a Friburgo, non dico apposta, ma quasi, a chiedere conto, questa è proprio, vedi, adesso c'è anche l'interno, ti faccio vedere, appunto, adesso te lo faccio raccontare, vedi che dentro, non so se era così, guardala un attimo la fotografia, non era così quando tu la... l'hai frequentata. È molto cambiata, ma l'oste a cui ho chiesto di Claudio Magris dice che ogni tanto ci sono dei turisti che vanno a chiedere notizie sul passaggio dello scrittore Magris. Tieni il microfono. È un locale tedesco adesso, è diventato. Ah, di nuovo. Sì. Di nuovo tedesco e non ha più le stanze in affitto. Quindi una è soltanto... sola ce n'era, l'occupavo una. Io. Ecco, e l'ho occupata poi per anni perché mi portavo la chiave a casa a Trieste e tornavo di notte e entravo tanto in quella stanza che non affittavano. Le tre generazioni, c'era la vecchia Omali, la nonna che era una delle donne più anziane di Freiburg, che era un po' la capa, poi c'era la figlia, e poi le macchie tenevano questa gradevolissima locanda.
Ecco, adesso appunto non c'è nemmeno più quella stanza, però si può mangiare un po' di cucina tedesca. Quello che volevo chiederti, ti farò poche domande proprio perché abbiamo già parlato a lungo, ecco un po' d'acqua, è il fatto che, a proposito dell'essere nato in una certa epoca storica, tu dici che le tue qualità, sei stato fortunato, hanno trovato risposta, diciamo, nel tempo in cui poi ti sei formato, in cui sei diventato ciò che sei diventato. Nel libro anche ti chiedo questo, e vorrei che magari, se ti va, rispondessi in pubblico, no? Ti chiedo se pensi possibile che scrivere, non so, il mito asburgico in un'altra epoca avrebbe destato attenzione. Certo, è una domanda paradossale, no? Però se uno guarda al ragazzo 24enne, perché bisogna ricordarsi che tu hai finito quel libro praticamente che avevi neanche 25 anni, e quel ragazzo, 24-25 più grosso modo, no? Ecco, quel ragazzo lì che passava quella sua bohème friburghese, tu lo ricordi sempre con grande entusiasmo quella stagione, però immaginava che quella sua ricerca avrebbe trovato interlocutori. Ecco, è una domanda paradossale, però è un po' la prosecuzione del ragionamento che facevi, no? Immaginarsi ciò che si è fatto in un'altra epoca è qualcosa che naturalmente ci disorienta, no? Perché forse non ha senso immaginare il mito asburgico se non nel momento in cui tu lo scrivevi in quella, e lo finivi di correggere in quella locanda. Anzitutto vorrei ricordare che in quegli anni io contemporaneamente anche studiavo, ero già laureato naturalmente a Torino, ma mi sono iscritto anche all'università di Freiburg, che era ricchissima, non dimentichiamoci, Heidegger, adesso possiamo amarlo o odiarlo, ma c'era nella Selva Nera la famosa Hütte dove Heidegger incontrava anche per grandi poeti che avrebbero dovuto e potuto odiarlo come Zela, insomma era un mondo molto 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 vivo. Ma vedi, io credo che ci sono questo libro, dunque, intanto come sempre mi accade, o quasi sempre, io quando ho cominciato a scrivere il libro, che poi inizialmente era la tesi di laurea, non sapevo di che cosa succede. Ah, grazie. Grazie infinite, molto gentile. Di che cosa andavo in cerca? Tanto è vero che il mio maestro, che era il grande germanista Leonello Vincenti, uno dei più grandi germanisti dell'Università di Torino, dove io ho studiato, non capiva quale fosse il soggetto che io volevo affrontare, perché capiva che non c'entrava niente con gli Asburgo, nel senso come di Lyric, poesie encomiati, e io neanche lo sapevo, finché lui mi ha detto: senta, scriva e poi me lo mandi e poi vediamo, no? Perché, giusto? E credo che fosse l'unica cosa che posso dire, era che si era agli inizi di un mondo che adesso è di nuovo, che purtroppo ha subito anche in anni recentissimi una grossa regressione, ma si era agli inizi della scoperta di quella che poi sarebbe stata chiamata la Mitteleuropa, la civiltà centroeuropea, e questo è il mondo sopra le nazioni, il significato della vecchia Austria dal punto di vista sovranazionale, nel bene e nel male. Quindi, insomma, da cui è nata tutta una grande letteratura nelle lingue più varie, non soltanto in tedesco. È inutile che faccio i nomi di Musil, cioè non è affatto inutile, ma insomma, noi diciamo non è necessario, ma poi gli scrittori dei vari paesi slavi, cito a caso Kuhn, insomma c'è tutta una grande letteratura che in quegli anni stava nascendo, e quindi c'è stata questa coincidenza tra quello che io cercavo e, come sempre succede in questi casi, cercando anche costruivo, perché non è che cercassi delle cose che c'erano completamente già, cercavo delle cose, cioè una mentalità, un modo di essere, di sentire, una riscoperta in cui il passato diventava una proiezione del futuro e così via. Questo credo sia l'unica risposta onesta che posso dare. Ci sono dei moscerini, ma tra un po' abbandoneremo il palco, così lo lasciamo a loro e poi soprattutto alla musica, ovviamente, ma faccio un altro solo paio di domande, e una è ancora la prosecuzione di questo ragionamento, ma perché, come raccontava Elisabetta Sgarbi all'inizio, è come se il cuore del libro l'avessimo trovato facendo questa conversazione, no? Nel tempo, anche con delle pause, delle riprese, però poi di che cosa ci siamo resi conto? Che inventarsi una vita diventava un dialogo, come anticipava anche Elisabetta, su
sul senso stesso della scrittura, su che rapporto c'è tra la scrittura e il vissuto. Allora, una cosa che mi colpisce sempre, anche più volte l'ho sentita dire da te, è questo di aver scritto dei libri senza sapere bene dove andavi a parare, no? Questo è valso per il mito asburgico, ma uno, pensate a un libro importantissimo della storia culturale non solo italiana, come Danubio, appunto, del 1986, un vero autentico capolavoro, anche se non lo diresti tu, ma lo posso assolutamente dire io. E anche lì, non so se per smitizzarlo, tu costantemente dici non sapevo che cosa stavo scrivendo, nemmeno di Danubio, cosa che lascia anche un po' sorpresi, perché capisco che c'è l'itinerario del fiume, però sembra a leggerlo un libro che invece è proprio in uno stato di grazia, di lucidità, invece dici che non è così, che ha funzionato anche Danubio. Sì, certo, anche qui credo che, ma questo anche nel tuo scrivere, adesso potrei fare tanti esempi delle numerose cose tue che ho letto, perché basta, tanto per fare un esempio, quando tu parli, che so, delle compagne di scuola ad un tempo, ricordi i riposi, quando si passeggiava nel corridoio della scuola, ricordi o credi di ricordare certi odori, certe cose, anche lì, oppure parli di quella specie di carnevale romano in un altro tuo libro, e si potrebbero fare molti esempi, anche qui non so come procedere perché non ho ben capito se devo più io parlare di lui, no, o lui di lui. Non di devi me. Parlare di me perché parla di te. No, scusate, assolutamente no. Diventa difficile. Impossibile. Non ti preoccupare, tu parla di te. E quindi credo che da questo punto di vista, il Danubio certamente, l'idea, siamo partiti con Marisa, con Beppino Bevilacqua, che è un giornalista che ha conosciuto Sela, e Paolo Bozzi, il grande studioso di psicologia della percezione, quello che ha scritto dei libri fondamentali, tra cui proprio ingiustamente poco conosciuto, è stato uno dei geni tranquilli, isolati che abbiamo avuto negli ultimi, diciamo, decenni. E abbiamo deciso di andare, non so perché, in Slovacchia. Per la Slovacchia, e al confine con quella che allora era l'altra Europa, no? L'Europa comunista, insomma, socialista, come vuoi, c'era questo fiume che scorreva, e a un certo punto una scritta, Museo del Danubio, ancora in Austria, dove eravamo, e era così strana questa parola museo. È come se in quella canzone di Brassens, due innamorati su una panchina, scoprissero di far parte di un museo sul primo amore o sull'amore così innocente sulle panchine. E allora è stata Marisa, che ha avuto quasi sempre, quasi tutte finché c'è stata l'intuizione dei libri, insomma, dell'argomento, ha detto, e se andassimo giù fino alla foce del Mar Nero. In quel momento è scattata l'idea e sono cominciati quegli anni di viaggi, andate, ritorni, viaggi in tutti i vari posti, dai posti più strani, adesso più grandi, ricchi di storia, ricchi di sciocchezze, ricchi di mescolanze di popoli, se non voglio cominciare a parlare di Danubio. Vorrei dire solo una cosa, che abbiamo scoperto, voi sapete che c'è una grande disputa sulle sorgenti del Danubio, se le contendono due piccole cittadine, e Paolo Bozzi ha scoperto che probabilmente il Danubio nasce da un rubinetto, perché da una vecchia casa tutta rotta c'è una specie di tubicino in cui si raccoglie la pioggia che cade da un rubinetto e finisce poi a formare una piccola pozza. Questa piccola pozza scorre pian piano giù, diventa neanche un ruscello, finché diventa un piccolo ruscello che si scinde in due, che poi si ricongiungono, la Brig e la Breg, e nasce il grande Danubio che poi morirà sul Mar Nero. Ecco, sì, è un bellissimo racconto, che si trova ovviamente anche nel libro, ma la questione della scrittura, finiamo su questo, è difficile definirla, anche in questo piccolo libro dialogo c'è un inseguimento della definizione della scrittura, ma come hai dato prova un attimo fa, si scrive per tante ragioni, la scrittura è tante cose. Se c'è però un aggettivo che è venuto fuori parlando con te del tuo scrivere, quindi fidati che possiamo concludere parlando del tuo scrivere,
ed è l'aggettivo impuro, in qualche modo una scrittura che, proprio perché tu nasci come saggista, poi hai cercato più tardi la via della narrativa e addirittura anche del romanzo totale, penso alla cieca, penso a Non luogo a procedere, dove tu stesso dici che quella scrittura è diventata qualcosa di inarginabile, no? Molto diversa dalla scrittura saggistica. Però in libri come Microcosmi, forse Danubio stesso, questo tenere insieme due possibilità, il nucleo saggistico, la narrazione, ecco, ti hanno fatto a un certo punto provare a definire anche nel nostro libro la tua scrittura come scrittura impura. E mi piacerebbe che tu provassi adesso, in queste battute finali della nostra conversazione, a dirci che cosa senti che può essere la scrittura dove non è purezza, non è pura, che cosa può essere? È una sorta di misto di generi, è come la percepisci tu, anche rispetto poi all'etichetta che possono dare i critici del tuo lavoro? Ma è difficilissimo rispondere a questo, anche perché qualsiasi risposta suona come una valutazione, sia per parlare di un fallimento o per parlare di qualche cosa che, anche se solo si descrive, assume la pretesa di essere quello che dice di essere, che è ben diverso, no? Credo che tutto dipenda da ciò, dal problema, dalla storia, dai destini che si vogliono raccontare. È chiaro che ci sono delle vicende, dei destini umani che credo nascano, forse addirittura mentre avvengono, ma certamente quando vengono ripensati nella testa, nel cuore, dove vuoi, con una loro forma. E quindi c'è qualche cosa, qualche esperienza che nasce come un dramma, per esempio, come un fatto dialogico, come uno scontro, in una forma in senso lato teatrale che diventa... E io credo che uno scrittore, ecco, per quanto modesto sia, non può veramente scegliere. Ecco, non è che possa dire, ecco, questa è una vicenda, scrivo un romanzo, no, scrivo un dramma, no, scrivo una lirica. È impossibile. Provate a chiedere a un poeta nel senso di che scrive i versi, di scrivere invece sullo stesso argomento un romanzo di 100 pagine. Credo che allora una bellissima poesia può diventare niente, insomma. No? Quindi credo che sia in qualche modo la materia, la storia, la vicenda, i destini che suggeriscono, che impongano in qualche modo la loro forma. Credo che da questo punto di vista si può scegliere poco, si può scegliere, e anzi credo che quando si comincia a scegliere un po' troppo vuol dire che la fase più creativa sta, insomma, non dico esaurendosi, ma affievolendosi. L'ultima domanda te la faccio sulla scorta di una cosa che mi ha ricordato oggi pomeriggio Elisabetta Sgarbi, cioè che nei 23 anni della Milanesiana due figure sono state quelle, oltre ovviamente lei ha ricordato Franco Battiato, che addirittura in qualche modo viene evocato ogni anno anche attraverso questo simbolo che ha donato, però diceva che Umberto Eco e Claudio Magris in qualche modo ci sono stati sempre, certo Umberto Eco non c'è più, almeno fisicamente, e tu negli ultimi anni hai anche qualche volta in dialogo con Elisabetta suggerito dei temi per la Milanesiana, che ha questo filo, no? Questo collante. E allora voglio chiudere con te proprio con una vera curiosità, no? Che cosa significa per te la parola che, proprio come se tu dovessi definircela adesso in questo momento, l'omissione, le omissioni, perché ti sembra un tema importante da sottoporre ai lettori, alle lettrici, ma in generale anche a una rassegna come la Milanesiana? Ma credo che le omissioni siano certe cose che dovevano essere fatte in nome di un'esigenza che, anche quando può nascere come esigenza solo pratica così, ma è sempre un'esigenza anche morale, e che non si sono fatte. Poi, cioè, omissione è tutto ciò che non si fa e che o avremmo dovuto fare o se avessimo fatto questo avrebbe cambiato, arricchito o peggiorato, non si può mai sapere, il proprio destino, ma e in questo senso c'è, nella omissione ci può essere, a secondo delle cose che si lasciano perdere, o
ma non è questo il senso della parola omissione, se, altrimenti l'omissione non sarebbe, come lo è per la Chiesa, un peccato vero e proprio, ma che insomma, se io vedo qualcuno che viene massacrato, per carità, insomma, io non so certo quello che farei, perché non sono affatto una persona coraggiosa, ma diciamo che so quello che dovrei in qualche modo fare, no? È difficile tirare dritto, lasciare che uno venga massacrato, no? D'altra parte c'è questa scissione che è costitutiva così della nostra natura, ma che naturalmente è una delle chiavi. Io ricordo una volta io ho avuto un colloquio molto interessante con Papa Ratzinger, perché avevo presentato nella sala lì del Vaticana, da radio mi pare, il suo libro, il volume mediano della sua vita o storia, non mi ricordo, di Gesù. Mi avevano chiesto già il primo, ma il primo non mi aveva detto granché, no? Così come anche il terzo. Invece il secondo è veramente un libro che, a prescindere da quello che uno possa pensare o non pensare, effettivamente lascia i sensi. Perché lui si pone proprio questa domanda. Dice, cosa significa quando Gesù, che per noi, dice lui, non è un grande profeta o un uomo così, ma il Dio è diventato carne, lasciamo stare adesso se questo sia vero o no, ma per lui certamente. Dice, padre, passi da me questo calice, dice nell'Orto degli Ulivi, poco prima di essere portato a crocifissione, ma sia fatta non la mia, ma la tua volontà, ma dovrebbe essere la stessa volontà. E là abbiamo discusso, abbiamo parlato in modo molto molto interessante su quello che ci può essere la scissione all'interno della stessa volontà, perché io credo, fate le debite proporzioni, che certamente se io vedessi un bambino venire massacrato da due energumeni, avrei due impulsi, di intervenire e di non intervenire. Onestamente non so a quale obbedirei, conoscendo la mia natura non mi faccio illusioni, non sono, ahimè, e mi piacerebbe molto essere in questo senso, insomma, avrei preferito essere preferirei essere mio padre in quella circostanza, devo dire, che se la sarebbe certamente cavata più onorevolmente. Ma però è questo il problema, ed è questa credo sia l'unica risposta possibile. Come, insomma. Sì, credo che sia l'unica risposta possibile. Grazie a Claudio Magris per essere stato ancora una volta alla Milanesiana. Grazie mille. Io ringrazio moltissimo ancora una volta Elisabetta Sgarbi, tutta la Milanesiana, e ringrazio tantissimo Paolo Di Paolo, così questa amicizia che è nata di recente, no? Mi è molto arricchito. Nonostante questo, e nonostante sia personalmente contentissimo, veramente molto, di questa serata, ho l'impressione che per quel che mi riguarda non ho svolto il tema che mi era stato dato. È andato fuori tema, si diceva, ai bei tempi in cui si poteva bocciare. No, però è stato bellissimo.
in totale contrasto con il titolo della serata, incominceremo con un pezzo di aggiunte, cioè il pezzo di Satie, il cui titolo completo è questo. Trois morceaux en forme de poire, avec une manière de commencement, en prolongation du même et en un plus, suivi d'une redite, che si potrebbe tradurre con un inizio, un prolungamento dello stesso, qualcosa aggiunto, seguito da una ripetizione. Insomma, invece di tre pezzi sono sette. Questa è una vera blague in cui Satie si diverte molto cercando di confermare quella che è stata la vocazione principale della sua vita, cioè una lotta strenua e continua contro la ragionevolezza. Sentite questa bella musica. Thank you.
Thank you.
Finito. Annunci, no? Adesso però vengono le limitazioni. Stravinsky ha scritto le due suite che sono state annunciate prima, facendo questo calcolo. Nella prima l'esecutore di sinistra suona una parte assolutamente elementare, mentre tutta la parte importante è affidata quindi alla parte destra. Nella seconda suite succede l'opposto. Il primo esegue una parte elementare e l'altro è un partito preso che a Stravinsky piaceva molto, in cui rievoca le forme delle danze della musica popolare di cui i titoli sono stati enunciati prima, che rasentano spesso la caricatura e poi debordano proprio in una grandiosa caricatura nel galop finale. Magari ripetiamo i titoli, no? Sì. Allora, ripetiamo i titoli. Marcia. Ah, ecco, questi sono i cinque, i tre, marcia, valzer, ecco, polca, sì. Si legge, nonostante il coperchio, sì. Sì. E poi i cinque, prima i tre e poi andate. No, è spagnola, non è esplora, è spagnola. È spagnola. È spagnola, balalaica, napolitana e galop. Thank you.
perché questo è finito. Adesso la parte difficile ce l'ho io. Thank you.
In un tempo di crisi è difficile avere perfino un palco, pensavo, quindi inviterò per la rosa gli ospiti qui davanti, perché è pericoloso e mi dispiace. Il programma di domani, sempre qui al Chiostro dell'Incoronata, Lode dell'Oblio, la Lectio Magistralis di Massimo Cacciari, tra Oriente e Occidente, il concerto di Ramin Bahrami. E ora, per il consueto gesto gentile della rosa, ringrazio molto Claudio Magris, Paolo Di Paolo e i musicisti che sono stati straordinari in una serata davvero particolare. Tutte le incertezze di Claudio lo rendevano così vicino a noi, così umano, e mi è parso bellissimo che tu non abbia capito il senso di quello che noi volevamo farti fare, perché tu non devi fare quello che noi vogliamo, è giusto che tu voglia sottrarti, perfino nella lettura non volevi leggere i fogli che noi avevamo preparato, perché volevi andare per un'altra strada, la tua, è stato bellissimo, il pubblico era incantato e ti ringrazio moltissimo. Per cui richiamo qui davanti Claudio Magris, Paolo Di Paolo, che ringrazio ancora, Antonio Ballista, Bruno Canino, Antonella Nonino e Giovanni Fosti. Grazie.